sei un uomo coi capelli bagnati, so che capirai con quei segni sul viso. Mi spiace da morire, sai, coi tuoi occhi arrossati. Mentre tu mentivi e mi dicevi che ancora più di prima tu amavi me. Tu eri bella. Ed eccoci qui, sono le 19:16 a Radio Roma Futura e siamo in collegamento con Luciana Frazzetto. Luciana, ciao. Ci sei? Ciao! Buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Come va? Tutto bene, molto bene. Molto felice. Insomma, la gente è pazza per mamma, dici un po'. Molto, molto pazzi. Devo dire che la gente si diverte tantissimo. Addirittura ci sono persone che già sono tornate due volte, quindi li aspetto anche per la terza, mi hanno detto, perché è uno spettacolo, si divertono veramente molto e ci si ritrova molto in questo spettacolo. Quindi, insomma, sono molto felice di averlo ripreso. Per cui è una storia, voglio dire, con questa mamma un po' esaurita, un po' verace, molto romana, è un po' questa mamma che tira le fila, è un po' la capofamiglia della situazione, perché c'ha sto marito pauroso, con pieno di manie, che è interpretato dal bravissimo Claudio Agnomus. Poi c'ho questo figlio bamboccione che ama studiare le piante e gli animali in via di estinzione, interpretato da Andrea Dianetti, che ha più di 30 anni e non vuole andare via da casa. Poi abbiamo un'ipotetica, diciamo, fidanzata di mio figlio, di Paolino, che è interpretato da Roberta De Roberto, e praticamente c'ha un problema, sta ragazza c'ha la fiatella. E quindi sono un po' dalitosi, per cui ogni volta che si avvicina a me succede di tutto. E quindi volevo ringraziare innanzitutto Luca Giacomozzi, che ha scritto questa commedia proprio sulle mie corde, e Massimo Milasso, che ha fatto questa regia travolgente, frizzante, molto 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 divertente. E tutti pazzi per mamma, questa occasione. Tutti pazzi per mamma è al Teatro delle Muse dall'8 sì, ottobre al giovedì, la scorsa settimana giovedì 8, saremo scena fino al 1° novembre, appunto al Teatro delle Muse a via Forlì, che si trova vicino a via Bari. Però lo spettacolo non è tutto concentrato lì, perché so che voi siete state anche all'Auchan di Casalbertone. Sì, è stata una cosa, cioè della compagnia sono andata io, insomma, però abbiamo coinvolto altre mamme, tra virgolette, mamme artiste, che hanno giocato con me proprio al centro Scianne. Ci siamo divertite da morire, perché siamo arrivate tutte conciate per le feste, nel senso molto molto eleganti, in abito da sera lungo, e con i bigodini in testa e con i carrelli della spesa dentro il centro commerciale, per cui è stata veramente una cosa molto simpatica. La gente non riusciva a capire, però poi appunto avevo questo un microfono, ho intervistato un po' di persone, ho spiegato che cos'era lo spettacolo, e devo dire che la gente cioè telefona addirittura in teatro alle 8:15 del mattino a dire che vogliono venire a vedere lo spettacolo, perché abbiamo distribuito volantini a tutto spiano, quindi è veramente molto simpatico, veramente ci si ritrovano le persone. In camerino vengono, addirittura una signora due giorni fa mi ha detto: Lucia, uguale a mio marito, si mette lì sul divano, fa topolo e fa niente dalla mattina alla sera, e io la vado a cucinare. Quindi insomma, sì, la gente ci si ritrova moltissimo in questa commedia, e molto alla portata di tutta la famiglia, insomma, ecco. La quotidianità delle mamme. Abbiamo, sì. Senti una cosa, ma so anche che voi avete fatto anche un'opera solidale proprio per questo spettacolo, che è avvenuta ieri. Un'opera solidale, aspetta. Dei biglietti. Prego? Dei biglietti a 2 euro. Ah, sì, abbiamo fatto, ecco,
praticamente ieri abbiamo fatto insieme all'ufficio stampa, che vorrei ringraziare, a Federica Rinaudo che è eccezionale, abbiamo fatto questa cosa per il martedì, che per le persone che insomma magari non possono permettersi, no, di pagare un biglietto intero che appunto è 22 euro, e magari ci stanno in una famiglia, ci stanno 3-4 persone, e ieri abbiamo lanciato questa cosa a 2 euro per tutta la famiglia, quindi a teatro con amicizia in questo senso. E devo dire che c'era un sacco di gente, cioè il teatro era pieno. Mi hanno ringraziato per l'iniziativa, per cui insomma mi ha fatto piacere, magari gente che non avrei mai visto in teatro ieri, invece ecco sono arrivati e mi ha fatto molto molto piacere. Una bellissima iniziativa proprio per rendere l'arte a portata di tutti, che sì, è una cosa molto, sì, molto, certo, molto importante. Non lo possiamo fare tutti i giorni, però quando è possibile è una cosa che veramente ci ha fatto molto piacere, perché abbiamo visto un sacco di giovani sono venuti, capito? Per carità, io ho anche delle riduzioni, per cui tra l'altro vorrei anche lanciare questa cosa, che per la radio tutti i vostri radioascoltatori, anziché pagare 22 euro magari pagano 14 euro, ecco questa cosa. Poi però ieri è stata una giornata particolare proprio per i 2 euro per portare a teatro la famiglia, e ieri c'erano veramente le famiglie che sono venute, ho detto abbiamo approfittato di questa cosa, grazie, e quindi felicissimi, siamo stati molto felici di questa cosa. Allora perché... prego. No, dico perché i giovani bisogna anche insomma avvicinarli anche al teatro, no? Spronarli. Quindi magari con un'iniziativa del genere, hanno visto lo spettacolo, è molto divertente, si ride dall'inizio alla fine, ci si ritrovano come figli nella famiglia, i genitori ci si ritrovano. È un linguaggio del quotidiano molto così, anche se ci può essere qualche paraloccetto qui e lì, insomma, mamma pure alla filo le dicono, e quindi non era come ritrovarsi in famiglia, è stata una bella cosa, insomma, sono felice di averla fatta, spero di ripeterla, chi lo sa, boh. Magari ci riproviamo un'altra volta, dai. Perfetto, allora noi lo ricordiamo, Tutti pazzi per mamma al Teatro delle Muse dall'8 ottobre al 1 novembre 2015, via Forlì 43. Sì. E orario serale? Bologna, quella zona. Sì, vicino alla Sapienza. Esatto, la Sapienza, esatto, sì. Cioè, intorno all'università, il Policlinico, insomma, siamo lì vicino. Ma poi il Teatro delle Muse è anche un bel teatro conosciuto. Sì, è un bel teatro, ha la sua compagnia stabile napoletana, quindi insomma, io ormai è il quarto anno che ci lavoro, faccio ogni anno comunque uno o due spettacoli là, li faccio. Poi quest'anno invece ne faccio uno alle Muse, uno al Teatro Laura e un altro al Teatro Anfitrione. Quindi poi ci risentiremo più in là, quando farò il monologo Se il sesso si è depresso, e quando farò l'anfitrione Affittasi camera da letto. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Quindi non mancheranno due notizie, noi ti aspettiamo qui con tutte le tue novità. Assolutamente. Per parlare un po' di queste mamme e di tutto il resto, di tutti i tuoi altri spettacoli. Praticamente questa incursione, tra l'altro, se posso prendere qualche altro secondo, è stata fatta al centro commerciale, che voleva significare che anche noi mamme ci mettiamo bene, ci mettiamo eleganti, andiamo alla serata, però ancora, capito, cioè abbiamo il problema, cioè dobbiamo prima di uscire mettere tutto a posto, sistemare la cena, quindi andare a fare la spesa, mettersi i bigodini, e le mamme fanno milioni di cose in un giorno, eh? Insomma, siamo veramente oberate di lavoro, perché tra casa e famiglia, poi tutti i mariti, i figli che fanno tutti, cioè aspettano la madre, e la madre fa da madre pure al marito alcune volte, insomma, no? Lo stanno i cartini, dammi mutande, mi hai comprato la cravatta, che camicia mi metto? Beh, la mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma. Come si dice a Roma, è un pezzo de core. È bravo, un pezzo de core. Noi adesso mettiamo altra musica. Ricordiamo l'appuntamento dall'8 ottobre al 1 novembre 2015, via Forlì 43, al Teatro delle Muse, con Luciana Frazzetto e tantissimi altri attori d'eccezione proprio. E quindi non mancate, perché è uno spettacolo bellissimo. Non mancate, per voi ridotti a 14 euro anziché l'intero che è 22. Quindi venite a teatro, dai, costa meno di una pizza. Quindi ricordiamo anche i nostri ascoltatori, andate al Teatro delle Muse, dite che siete ascoltatori di Radio Roma Futura, avete sentito questo speciale con Luciana Frazzetto, e non mancate a questo spettacolo, sempre viva la mamma. Ve ne pentirete se non venite, attenzione, viva la mamma.
A tra poco. Ciao, ciao Dario. Ciao. Forse non sono il principe che cercavi tu. Lo sai che sono un matto vero che ama ancora gli angoli e il gusto del pensiero. Non sono io l'uomo della provvidenza, anzi, quelli mi mettono paura e tanto fin dalla mia prima infanzia. So, forse non sono io il grande attore, l'uomo ricco, potente, l'esteta dell'amore, o il calciatore. Sicuramente non sono io quell'uomo che sa corteggiare tra mille maschere un elmetto, con quella dose di maschilismo nascosta bene dentro un bel doppio e triplo petto. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, rima facile poi perché. Siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti adoro, per questo non te lo dirò. Sicuramente non sono io l'uomo forte, il macio, quello convinto e sicuro. Ho tante debolezze e l'anarchia lascia un segno che cerca nel mio futuro. Io sono idealista, fuori tempo, fuori moda, né fashion, né trendy e né cool. E amo le canzoni nella via di una strada mezza rotta di periferia. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, prima facile poi perché. Siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti amo e forse per questo non te lo dirò. Cercami, cercami e sono dolori. Cercami, cercami, trovami fuori. Cercami, ti prego, è la tua bellezza, è una buccia di banana senza salvezza.